Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di sanità, lo stop ai ricoveri in area medica, all'ospedale di Pescara e la carenza di personale in pronto soccorso. Vedono la ferma critica del Partito Democratico che parla di grandi responsabilità della Giunta regionale. Il servizio è di Paolo Renzetti. Quanto sta accadendo all'ospedale di Pescara, in particolare al pronto soccorso del Santo Spirito, è molto grave e dimostra gli errori della Giunta Marsilio. Così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, che illustra la linea del Partito Democratico. Un fatto gravissimo, abbiamo denunciato insieme al collega Blasioli come Partito Democratico che si tratta di una vera e propria interruzione di pubblico servizio. Peraltro in un momento in cui lo stesso governo regionale ha accampato, in qualche modo millantato, le innumerevoli risorse che sono state stanziate e spese per quanto riguarda il personale. Ben 50 milioni di euro di spesa per il personale e quello che ci si racconta è che invece si scoppia, non ce se la fa e che addirittura anche il personale per erogare il servizio minimo, quello addirittura dell'accettazione in qualche caso. Chiediamo un intervento immediato della Giunta regionale. Sulla carenza di personale nel nosocomio abruzzese, Paolucci parla di scelte errate nella programmazione sanitaria che penalizzano oggi i cittadini. È un fatto gravissimo la denuncia che manchi il personale quando invece in questi 3 anni, 2 anni e mezzo di Giunta Marsilio si sono spesi oltre 300 milioni di euro in più e soprattutto 50 solo per il personale, a cui vanno aggiunte anche le risorse umane assunte con i cosiddetti servizi, cioè con le agenzie interinali e le cooperative. È un fatto che non può accadere, ecco perché denunciamo da tempo che manca sia la programmazione e sia la gestione, la governance nella sanità abruzzese. E ora la cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza di Chieti a proposito dello sfruttamento del lavoro. Nei mesi scorsi è stata avviata un'attività ispettiva da parte dei militari appartenenti al nucleo di polizia economico-finanziaria nei confronti di una società di Chieti operante nel settore del food delivery. Gli esiti dell'attività hanno permesso di accertare l'impiego di oltre 100 riders in nero, 106 per l'esattezza, ovvero vincolati al datore di lavoro attraverso la stipula di contratti di collaborazione occasionali, risultanti essere una mera schermatura del reale rapporto di lavoro subordinato. Con tali tipologie di contatti la società ha potuto impiegare molteplici ciclofattorini per le consegne di prodotti alimentari a domicilio, ottenendo un significativo risparmio contributivo ed erariale. Ulteriori 38 lavoratori sono stati individuati come irregolari. I riders, per lo più di giovane età, sono stati impiegati senza le tutele retributive, senza il riconoscimento di ferie e riposi settimanali e senza l'applicazione delle norme minime della sicurezza sul lavoro. La ricostruzione del modello organizzativo aziendale ha evidenziato infatti che i lavoratori impiegati percepivano da un minimo di 2 a un massimo di 5 euro l'ora, a fronte degli almeno 10 previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Essi inoltre utilizzavano scooter e biciclette private ed erano soggetti a stringenti tempistiche di lavoro per l'esecuzione delle consegne, concentrate soprattutto nelle fasce orarie di pranzo e cena, senza tener conto delle condizioni climatiche in cui operavano. Alla società, diffidata dalla regolarizzazione mediante assunzione dei riders impiegati, sono state irrogate sanzioni per oltre mezzo milione di euro. L'INPS di Chieti dovrà procedere inoltre al calcolo della consistente evasione contributiva scoperta. Voltiamo pagina. Nel 2020, secondo il censimento Istat, il calo demografico ha subito un'accelerazione. In Abruzzo circa 13.000 abitanti in meno. Si alza anche l'età media, ma la nostra regione è la seconda in Italia per percentuale di laureati. Siamo sempre di meno e sempre più anziani. La fotografia scattata dall'Istat nel censimento 2020 mostra un'accelerazione del calo demografico in Abruzzo e in generale in Italia. Nell'anno della pandemia l'Abruzzo ha perso 12.929 residenti, circa 4.000 in più rispetto a quanto previsto. È come se un comune della grandezza di Alba Adriatica fosse scomparso nel nulla. La flessione è anche a livello nazionale. La popolazione italiana è diminuita di 450 unità. Non si registrava un saldo così negativo tra nascite e decessi dal 1918.
Nel 2020 il record minimo di nascite, 405.000, a fronte di un alto numero di decessi, ne sono stati 740.000. E questo anche perché il Covid ha determinato una cristallizzazione della società, riducendo i cambi di residenza e i trasferimenti sia nazionali che internazionali. Eppure in Abruzzo il numero degli stranieri è aumentato di circa 1.000 unità, un dato questo in controtendenza a quello nazionale. Inoltre la popolazione è sempre più anziana. L'età media in Italia è passata da 45 a 45,4 anni. In Abruzzo per ogni bambino al di sotto dei 6 anni di età vi sono 5,7 over 65, mentre il rapporto nella media nazionale è di 5,1. Inoltre, secondo l'Istat, vi sono sempre più laureati, ma resta il divario territoriale. L'Abruzzo è la seconda regione in Italia, dietro al solo Lazio, per percentuale di laureati. Ha concluso il percorso di studi il 15,9% degli adulti abruzzesi. Resta comunque una fetta consistente di analfabeti e persone senza titolo di studio. A livello nazionale sono il 4,4%, percentuale che sale al 5,6% al sud e al 5,5% nelle isole. Nel rapporto Istat, infine, è citato anche un record tutto abruzzese, è quello di Montebello sul Sangro, in provincia di Chieti, che è il comune più rosa d'Italia. Qui per ogni 100 residenti di sesso femminile ve ne sono 63 di sesso maschile, il che significa che dei 92 abitanti di Montebello, 56 sono donne e 35 sono uomini. La ASL di Teramo accelera sulla campagna vaccinale e apre due nuovi centri in Val Vibrata, a Villa Rosa e a Sant'Omero. Ad oggi quasi il 90% della popolazione di riferimento è stata vaccinata con la prima dose e l'83% con il secondo richiamo, e sono già 70.000 i teramani che hanno ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Tania Bonici Castelli. L'ASL di Teramo ha aperto altri due centri vaccinali in Val Vibrata, esattamente a Villa Rosa e a Sant'Omero. Determinante la collaborazione dei medici di medicina generale e il supporto dei comuni. Salgono dunque a 7 i centri nel territorio provinciale teramano, necessari in questa seconda fase della campagna vaccinale contro il coronavirus. Il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ribadisce che si tratta di una scelta strategica per venire incontro alle esigenze dei cittadini, evitando loro il più possibile di spostarsi e incentivando così le immunizzazioni. Il report dell'ASL teramana stima in 241.000 le prime dosi somministrate finora, pari all'86,36% della popolazione di riferimento. Le seconde dosi sono state 225.000, pari all'83,24% del target. Inoltre circa 70.000 hanno già ricevuto la terza dose. Nel dettaglio, lo SPOC vaccinale a Villa Rosa di Martinsicuro sarà aperto nel distretto sanitario in via Mendola e sarà in funzione il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. È prevista la somministrazione di circa 250 vaccini al giorno. Il centro di Sant'Omero sarà invece aperto nella sala polifunzionale il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedì e venerdì tutta la giornata. L'accesso ai due centri è riservato esclusivamente ai cittadini prenotati sul portale Poste. Soddisfatti il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e il sindaco di Sant'Omero, Andrea Luzzi, che ringraziano il personale medico dell'ASL che si è reso disponibile per la somministrazione dei vaccini e tutti i volontari della Croce Verde che saranno presenti nelle strutture per il supporto logistico. L'auspicio è che tanti cittadini si rechino a vaccinarsi e che la campagna prosegua in maniera serrata, così da proteggere il maggior numero di persone possibili dal virus. La politica ve l'avevamo anticipato, ma ora c'è l'ufficialità. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, si candida a presidente della provincia di Pescara. Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, scende ufficialmente in campo per candidarsi a presidente della provincia di Pescara. Questa mattina l'esponente della Lega, nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato i motivi che lo hanno spinto a candidarsi alla guida dell'ente e a succedere ad Antonio Zaffiri.
Ho dato la mia disponibilità, sono stati poi partiti a convergere sulla mia persona, ovviamente per questo li ringrazio, per quel che mi riguarda infonderò tutta l'esperienza insomma acquisita in questi anni e non solo, anche la mia passione per la politica e per il territorio e l'amore per il territorio che sono la leva che da anni muove la mia azione politica appunto a Montesilvano e in questo caso allargherei il raggio d'azione su tutta la provincia. De Martinis ha poi rassicurato i cittadini di Montesilvano spiegando che in caso di elezione l'impegno alla guida di quella che oggi è la quinta città d'Abruzzo sarà sempre lo stesso. Ho rassicurato i miei concittadini del fatto che nonostante questo doppio ruolo non abbandonerò assolutamente la mia città, una città alla quale tengo tanto, alla quale sono innamorato, sulla quale abbiamo iniziato un percorso che intendo assolutamente continuare grazie a una squadra di governo comunque che mi supporta e sono certo saprà dare insieme a me quello che necessita ai cittadini e al territorio. È stata presentata oggi a Pescara la proposta di legge regionale per il diritto allo studio che è stata redatta dai Giovani Democratici d'Abruzzo. Antonelli, oggi presentate una proposta di legge che riguarda il diritto allo studio nella nostra regione. Di cosa si tratta? È un progetto di legge che noi abbiamo deciso di aggiornare a causa dei dati tristissimi della dispersione scolastica emersi soprattutto nell'ambito della pandemia. L'ultima legge regionale risale al 1978, una legge troppo vecchia che non è al passo con i tempi, al passo della società che cambia e la scuola che cambia con la società. Una legge che intende mirare all'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti, fare in modo che nessuno resti indietro, che tutti gli studenti siano al passo con i tempi e interventi legislativi che vadano in questa direzione per evitare che nessuno studente, nessuna studentessa rischi di dover abbandonare la scuola per problemi legati alla povertà, per problemi legati al divario digitale e per tantissime altre problematiche che abbiamo deciso di affrontare in questa proposta di legge. Nella consueta conferenza stampa natalizia per gli auguri, i carabinieri di Chieti hanno colto l'occasione anche per fare un bilancio di questo 2021 che si appresta alla conclusione. Stelenia Secondi. L'arma dei carabinieri è sempre vicina ai cittadini e il Natale è tradizionalmente l'occasione per lo scambio degli auguri, accompagnati quest'anno dal calendario ricco di immagini suggestive che ricostruiscono alcuni momenti storici con i carabinieri protagonisti in prima fila. Gli auguri che precedono il Natale sono anche un momento in cui si tirano le somme di un anno di attività. I dati statistici in provincia di Chieti non indicano una situazione di criticità. È un anno particolare, anche questo caratterizzato purtroppo dal fenomeno pandemico, però mi preme anche sottolineare e con questo anche ringraziare tutti i miei collaboratori che giornalmente hanno fatto fino in fondo il loro dovere supportando in ogni circostanza la popolazione. Criminalità, dati che ci può aggiornare, com'è andata? Ma la provincia di Chieti non presenta assolutamente fenomeni di criticità. Mi appello come sempre alla popolazione e la invito a segnalare o recandosi presso le stazioni nostre carabinieri, le 46 stazioni nostre presenti sul territorio o nel caso di emergenza anche ricorrendo al numero unico di emergenza il 112, sottolineando ed evidenziando quelli che loro reputano essere criticità per garantire poi un immediato intervento da parte nostra. E ora lo sport con il calcio di Serie C. I gol di Ziambò e Rauti regalano il secondo successo consecutivo al Pescara che all'Adriatico Cornacchia supera per 2-0 la Pistoiese e sale così a quota 28 punti. Vediamo allora i momenti salienti della partita e a seguire il commento dei due tecnici. L'aria del Natale sembra far bene al Pescara che dopo aver battuto il Grosseto supera anche la Pistoiese per 2-0 guadagnando altri 3 punti d'oro che permettono al Delfino di restare aggrappato al quinto posto. Vittoria meritata per gli abruzzesi apparsi concreti e concentrati al cospetto dei toscani. Auteri conferma per 10-11 la squadra vittoriosa a Grosseto con l'unica variante di Drudi. Gli ospiti rispondono con il 3-5-2 in avanti c'è l'ex chietivano Pinzauti, ex Teramo va in panchina. Nel freddo
freddo pomeriggio dell'Adriatico si gioca di fronte a poco meno di 2.500 spettatori, record negativo stagionale. Parte in maniera aggressiva la squadra di casa pur senza pungere dalle parti di Crespi. Al 18° si infortuna però Drudi per una botta al setto nasale dopo un contrasto con Vano. L'ex Cittadella resta fuori per diversi minuti prima di tornare in campo. La fisicità degli ospiti crea qualche problema al Delfino, che attacca con Crespi però mai chiamato al lavoro. Pescara meno brillante rispetto alla gara di domenica scorsa, con l'estremo toscano che però la fa grossa facendosi rubare al 27° il pallone da Ferrari, che poi rimette al centro per Diambò, che di potenza e di rabbia mette il pallone in rete per il vantaggio abruzzese. Fa festa il baby biancazzurro alla prima rete in stagione. L'1-0 locale costringe ora la Pistoiese a spingere con al 39° il palo che salva Sorrentino su incornata di Ricci. Passa qualche istante, gli arancioni trovano il pareggio con Gennari, ma Villa annulla per azione fallosa di Vano su Sorrentino. L'ultima emozione di Marca Pescara negli ultimi istanti del primo tempo, con Ferrari che in area fallisce incredibilmente il 2-0. Nella ripresa nel Delfino c'è ingrosso per Drudi con gli ospiti più propositivi. Il Pescara attacca alla ricerca del gol del raddoppio. Auteri però non è soddisfatto e al 22° effettua un triplo cambio con l'ingresso sul terreno di gioco di Chiarella, Rauti e Memusciai per Dursi, Diambò e Ferrari. Al 27° Rauti cade in area toscana dopo un contrasto di gioco con Villa, che lascia però proseguire con ampi gesti. Al 34° lo stesso attaccante su assist di Pompetti, di potenza in area, mette la palla alle spalle di Crespi segnando il gol del 2-0. Festa grande in casa Pescara con la gara che si mette ora in discesa, visto che poi Chiarella al 35° sfiora il tris. La Pistoiese non ci sta e al 38° con Gennari di testa va vicino al gol del 2-1, ma Sorrentino para a terra. Il finale di partita questa volta non regala sofferenze di sorta. Prima dei 5 minuti di recupero la festa biancazzurra per 3 punti che portano il Pescara a quota 28 a una settimana dalla gara di Imola. Le vittorie danno più serenità, questo sicuramente. Sono stati dei momenti dove c'era un po' di tensione, dove chiaramente non avevamo fatto bene, questo comportava qualche contraccolpo psicologico, perché comunque è una squadra anche giovane questa, soprattutto adesso è una squadra che ha un'età media bassa, però ripeto, deve essere un dato di partenza. Siamo ritornati a giocare, lo possiamo fare meglio e con più continuità tutti, e le partite vanno gestite anche in un modo migliore rispetto a come l'abbiamo gestita sull'1-0, fino all'1-0 nel secondo tempo. Poi quando abbiamo fatto il 2-0 li siamo sciolti un po' di più e siamo riusciti a creare ancora qualcosa, anche perché in quel momento c'erano spazi che potevi aggredire. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, possiamo fare partite ancora più continue e ancora migliori di quelle che abbiamo fatto oggi. Il fatto di aver cambiato tanto, io non è che avrei voluto cambiare, però obiettivamente le chance vanno colte. Qui le chance le ho date a tutti, ma a tutti. Qui non c'è un giocatore che può dire io non ho avuto chance, non ho giocato, sono stato messo in disparte. E in alcuni momenti questa non continuità che sembra che abbiamo trovato in questo momento è dipesa dalle scelte, e quindi a volte abbiamo anche cambiato modo di stare in campo, ma non perché non siamo in grado di fare altre cose dal punto di vista tattico, è perché nel gioco delle scelte, nel gioco del merito, qualche volta, anzi quasi sempre, le responsabilità sono mie, perché alcune volte ho sbagliato le scelte. Ma perdi 2-0 e dici una cosa opposta, perché secondo me il risultato non è giusto. Abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, ci siamo trovati in svantaggio per un infortunio all'inizio su un rinvio, abbiamo concesso poco, abbiamo preso un palo, abbiamo fatto un gol regolare, abbiamo avuto altre due occasioni importanti per far gol. Credo che la squadra sia stata bene in campo, e questo c'è il rammarico, insomma, di non portare nulla a casa. Ebbene, gli episodi determinano poi le partite. Io credo che sugli episodi c'è molto da rivedere, tutto lì. E poteva cambiare chiaramente le sorti e il percorso di questa partita. Una vera e propria debacle per il Teramo. L'Ancona passeggia al Bonolis, vince 4-0 contro la squadra di Guidi. Partita senza storie che tiene ancorato il Diavolo nella zona pericolosa della classifica. Ania Cantagalli. Il Teramo non riesce proprio a spiccare il volo. Al Bonolis arriva un altro KO per 4-0, stavolta per mano dell'Ancona Matelica, che interrompe i sogni di continuità dei biancorossi dopo il successo di Pontedera.
Senza Zsozmanovic, Piacentini va sulla fascia destra di difesa, con Pinto a completare la retroguardia, mentre a centrocampo Fiorani vince il ballottaggio con Viero. Degli ospiti è Sereni davanti a sedersi in panchina, con i Teramani, Fagioli e Moretti subito in campo e con il senno del poi decisivi. Il Teramo impiega un po' per carburare, ma il decimo a Vella è provvidenziale nell'impedire a Bernardotto di trovare il vantaggio per i biancorossi di casa. Al 21esimo l'episodio che gira subito il match. Dreca è bravo ad anticipare Rolfini, meno bravo nello schiacciare il pallone di testa in area, probabilmente nel tentativo di darlo ad Agostino. Così facendo spinge però Moretti a tuffarsi sulla sfera e l'estremo biancorosso non può fare altro che tentare l'intervento, stendendo però l'attaccante. Dal dischetto poi è Rolfini a trasformare per il vantaggio ospite. L'1-0 fa giocare meglio l'Ancona Matelica. Al 25esimo Moretti si gira bene in area, ma trova solo il calcio d'angolo. Al 32esimo Gasperi chiama la parata centrale Agostino da calcio di punizione. Nei minuti successivi la formazione di Colavitto crea pericoli potenziali da calcio d'angolo, ma al 35esimo Balotti in ripartenza si divora il pareggio. L'esterno biancorosso apre infatti troppo il mancino e mette il pallone al lato. Prima di rientrare negli spogliatoi, Iannoni serve per la testa di Del Carro, che trova Agostino a negargli la rete. Sugli sviluppi Moretti non trova invece né compagni né porta. Guidi non rientra in campo nella ripresa perché è espulso per proteste a fine primo tempo. La frazione si apre con le proteste di Fagioli per un contatto in area con Soprano, ma il direttore di gara fa questa volta proseguire. Al 14esimo Di Renzo si infila in area e fa partire un tiro che Agostino allontana con i piedi. Il vice Cupi manda in campo Birligé al posto di Malotti, mossa che non cambierà quello che sarà però il finale del match. Al 24esimo, da un appoggio sbagliato di Rosso, Del Carro serve sulla corsa Moretti, che prima trova Agostino a neutralizzare il tiro e poi sulla ribattuta c'entra invece il raddoppio per l'Ancona Matelica. Il Teramo esce praticamente dal campo e l'occasione che di esterno avrà Rigoni prima della mezz'ora è solo tentativo estemporaneo. Al 31esimo Alex Fagioli chiude i conti, anche lui servito da Del Carro, a difesa del diavolo ancora una volta sorpresa. Fagioli che troverà poi la doppietta nel recupero, di nuovo su assist del suo centrocampista. Si chiude così 4-0 per i dorici, con il Teramo che avrà domenica prossima l'impegno in trasferta contro la Reggiana, ultima gara del girone di andata. Mancherà Soprano, ammonito ed in diffida. Sì, diciamo, secondo me è stata una differenza più mentale, perché la squadra aveva approcciato bene nei primi minuti, i primi 20 minuti, poi è venuto fuori quell'episodio del calcio di rigore, è stato un infortunio e lì avevamo anche avuto la reazione che non siamo stati bravi a concretizzare con Malotti, però è quello che ci sta succedendo un po' ultimamente. Subito il 2-0 la squadra si fa travolgere dalle difficoltà e emergono tutti quelli che possono essere difetti, che siano tattici, tecnici, fisici, con gli avversari che sembrano viaggiare a velocità doppia. Quindi io penso che sia più un fatto mentale, perché l'altra settimana invece fino al 90esimo andavamo e correvamo con grande furore e stasera, preso il 2-0, ci siamo disuniti. Quando ti disunisci poi regali anche dei gol stupidi, tra virgolette, perché è chiaro che possono emergere anche i nostri limiti, i nostri difetti che abbiamo. Cioè, non dobbiamo alzare l'asticella, perché noi dobbiamo salvarci e quindi noi le partite le possiamo anche perdere, perché siamo una squadra estremamente giovane, e quando sei giovane, quando c'è l'evento positivo come è successo a Pontedera, cavalchi l'entusiasmo, corriamo, abbiamo la testa sgombra e facciamo 3-0, possiamo fare anche il quarto. Ora è il momento che nelle difficoltà, rispetto all'inizio della stagione, stiamo subendo troppo le difficoltà senza avere questo tipo di reazione. Logicamente la squadra ha approcciato in maniera proprio feroce questa partita, quindi l'abbiamo preparata bene, io e il mio staff, e devo dire siamo stati intensi dal primo al 94esimo, abbiamo lavorato bene su tutte e due le fasi in maniera importante. Logicamente bisogna migliorare ancora di più sull'individuale, sulle situazioni di quando si riconquista palla, nelle scelte, però oggi sono molto ma molto soddisfatto. Ecco. Termina 1-1 lo scontro tutto abruzzese della giornata di Serie D tra Pineto e Notaresco.
Risultato maturato nella ripresa, ma che ne classifica la mano, serve poco a entrambe le formazioni. Pari e patta nell'atteso derby del Mariani Pavone, finisce 1-1 con botta e risposta nel corso del secondo tempo. Alla marcatura di Pampano ha replicato Bosco, sfida che nonostante le condizioni del campo appesantito dalle piogge ha offerto delle emozioni da una parte e dall'altra fino all'ultimo istante. Il tecnico di casa Marco Pomante, uno degli ex della sfida al pari del collega Epifani, di Scibe e Speranza, almeno inizialmente lascia in panchina Minnozzi, Barlafante, Ciarcelluti e Minincleri, spazio ad un centrocampista in più, Francesco Esposito. Massimo Epifani, in virtù delle assenze, gli squalificati Massetti e Valenti, gli infortunati Gassama e Scimia, ripropone il 3-5-2 visto mercoledì scorso opposto alla San Benedettese, con l'unica novità di Pampano affiancato a Maio in avanti. A rendere ancora più affascinante il sentito derby la designazione arbitrale, fischietto affidato infatti a Stefania Minicucci di Lanciano. La prima emozione arriva al nono sull'asse della Quercia Cardella, conclusione del numero 9 che viene deviata in angolo. La risposta del notaresco giunge allo scoccare del ventesimo dopo un bel recupero di Lopez, Petruzzi e Maio a provarci dalla distanza, palla che si spegne sul fondo non di molto. Poco prima della mezz'ora doppia occasione per i biancazzurri di casa, 25esimo, è imperioso il colpo di testa di Cardella sugli sviluppi di un calcio di punizione, super intervento di Sciba che devia in angolo. Appena tre giri di lancette più tardi è Domizzi a concludere dalla distanza, palla che si perde sul fondo di pochissimo. È pericolosa la risposta del notaresco che arriva al termine di un'azione insistita al 32esimo. La rovesciata di Pesce diventa un assist per Frederick, sul cui tiro cross non riesce la deviazione sotto porta di Maio. Ultima emozione di una prima frazione non spettacolare in cui il Pineto ha provato a fare la partita. Nessuna novità nello schieramento delle due formazioni dopo l'intervallo. Proteste pinetesi al terzo quando Pepe finisce a terra sugli sviluppi di una punizione. Fa proseguire con ampi gesti il fischietto frentano. Un giro di lancette più tardi, cross di Pezzotti che trova della Quercia, Sciba è attento e blocca. Il numero 1 rosso-blu è ancora protagonista al nono quando va a chiudere in uscita bassa su Cardella, pronto a scoccare il tiro da ottima posizione. Nello spazio di 4 minuti poi botta e risposta tra le due formazioni, al 14esimo il notaresco sblocca il derby con un Eurogol di Pampano che dal limite fulmina Mercorelli. Per il numero 11 è il quarto centro in campionato, un ottimo prima di lasciare il posto a Vittorio Esposito che fa dunque il suo esordio in rosso-blu. Neanche il tempo di festeggiare che il Pineto trova il pari, sugli sviluppi di un angolo infatti è imperioso lo stacco di Bosco che trova il suo primo gol stagionale in un'occasione così importante. In rapida successione Pomante mette dentro Barlafante e Minincleri e l'ex Giulianova al 27esimo ha una ghiottissima occasione ma si vede chiudere lo specchio ancora una volta da Sciba. Estremo difensore del notaresco che al 33esimo è semplicemente sensazionale quando toglie dalla porta un tentativo ravvicinato di Minincleri. Minuto 36 e Maio questa volta a protestare per un possibile mano in aria di un difensore di casa, anche in questo caso sorvola il direttore di gara abruzzese. Si susseguono i cambi nel notaresco esordio stagionale per Magliulo e Rossoblu che proprio un attimo prima del triplice fischio hanno l'occasione buona con Maio. Mercorelli salva il Pineto e fissa l'1-1. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto li ritroverete sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.